Ben ritrovati amici ad una nuova puntata di Ran TV, come sempre il mio benvenuto. E è periodo di feste natalizie, periodo di Babbo Natale e tante sono le corse dove le macchie rosse si vedono numerose. La prima corsa che andiamo a vedere oggi con il nostro servizio è la corsa di Babbo Natale che si è tenuta a Quarto d'Altino. Tanti bei vestiti rossi, tanti pompon bianchi e tante persone volonterose di correre nonostante il freddo. A voi il servizio. Natalizio quello che si è vissuto domenica 13 dicembre 2015 a Quarto d'Altino. Nell'ambito degli eventi dedicati al Natale si è svolta la nona edizione della Corsa dei Babbi Natale. È una mattina fredda e sono più di 500 i partecipanti. 2, 1, via! Partenza della nona Corsa dei Babbi Natale a Quarto d'Altino! Alle 9 la partenza di questa ludico-motoria, con tre percorsi, 16 km, 10 km e 6 km. Percorsi che passano attraverso il centro cittadino e che toccano le alzaie del Sile. Giornata fredda, ma i runner hanno voglia di correre in qualsiasi momento e portano allegria vestiti tutti da Babbo Natale. Sì, i runner, come sapete, corrono sempre con qualsiasi tempo e poi oltretutto con tutti vestiti da Babbo Natale. Più di 500 iscritti portano una bella nota di colore nel nostro paese, insomma. Nona edizione organizzata dalla Polisportiva Annia, in collaborazione con la Proloco, con l'amministrazione comunale, con l'Auser e il Comitato Cittadini di Porte Grandi. Sono tutte associazioni che assieme, ognuno per competenza, fa qualcosa, fa sì che questa manifestazione possa essere fatta. Ed ecco i primi arrivi, naturalmente sono quelli della 6 km. Ad accogliere runner e camminatori è Silvia Conte, sindaca di Quarto d'Altino. Sì, è una tradizione bellissima che permette agli sportivi, agli atleti, ai loro amici e familiari di vivere questa esperienza in un territorio come il nostro, bellissimo in tutte le stagioni, anche in inverno. E quindi è un modo per vivere una domenica all'insegna dello sport e anche della bellezza e della natura del territorio lungo il Sile, lungo le vie degli antichi romani, e quindi davvero una meravigliosa giornata di festa. Il suo rapporto con la corsa? Allora, io non corro, mi piace di più camminare e quando ho un po' di tempo con i miei bastoncini e gli amici facciamo le camminate di Nordic Walking e penso che sia bello con tutte le velocità, camminare o correre o anche andare in bicicletta in questo territorio merita sicuramente, quindi aspettiamo tutti per godersi questo meraviglioso paesaggio e questo territorio. Mentre proseguono gli arrivi di quelli della 6 km, ecco i primi della 10 chilometri. Ecco il primo dei 10. Secondo arrivato dei 10 chilometri uomini. Allora, 10 chilometri li hai fatti in 36 minuti scarsi. Che tipo di percorso è stato? Stupendo, perché l'estera è un po' diverso dal solito delle altre corse su strada. Sterato lungo il Sile, molto bello e da ripetere, insomma. Bambino che arriva, credo abbia fatto la corsa di 6, bene, complimenti, bravo, sicuramente questi sono 10 chilometri, la prima ragazza dei 10 chilometri. Prima nella 10 chilometri. Sì, sì, bellissima, peccato che il vestito era grande, ma adesso ho un anno per andare dalla sarta e farmelo raccorciare, bellissima, un bel percorso, non c'era fango, ghiacciato, per cui perfetto, anche molto veloce, velocissima, bella. A chi è che ti senti di fare gli auguri nel mondo runner? Nel mondo runner, beh, in questo momento a me e il mio fidanzato, visto che siamo due triatleti, abbiamo fatto una stagione di acciacchi, per cui speriamo che l'anno prossimo sia quello giusto, insomma, per noi, ecco. Sono sopravvissuto, questo mi basta. Il mio ginocchio continua a funzionare, siamo qui. Com'è andata? Bene, percorso diverso, peccato perché è più bello quello vecchio, però è sempre una bella gara. Io vengo sempre tutti gli anni, quest'anno ho fatto i 10 perché ho un impegno, e per cui va bene così. Penso che con i 16 sia più bello il percorso, sicuramente. Si arriva e ci si scalda. Sì, certo. È una manifestazione molto bella, complimenti. Il clima di festa continua. Ogni arrivo è applaudito. Arrivano papà e mamme con i propri figli. Sa liberale. Ah, bene, bene, da sa liberale. Quanti anni hai? 7. Com'è stato il percorso? Ti è piaciuto? Ti sei divertita? Sì. Bene, adesso vai lì che vai
a bere una cioccolata e mangiare un po' di panettone. Com'è correre con la propria figlia? Bello, bellissimo, bella esperienza, sì. Bella esperienza, bel percorso anche. Anche se un po' freddo, però un bel percorso. La staffetta accompagna il primo babbo della 16. Dietro alla barba e al cappello c'è Matteo Gobbo. Bene così, dai, un bel allenamento. Vestito così, poi bello, divertente. Bella l'organizzazione, il percorso sempre bellissimo, lungo il Sile. E subito dietro Matteo Gobbo, il campione mestrino di triathlon Massimo Cigana. Per me è un appuntamento che ci tengo ogni anno, vengo a farla, l'ho vinto già qualche volta. È veramente bella perché è caratteristica, così tutti assieme vestiti in rosso, sto fiume è rosso, è veramente bello, fa molto natalizio e mi sono divertito molto anche oggi. Cosa ti aspetti dal 2016? Ma mi aspetto di far bene come ogni anno, come quest'anno, ho fatto veramente molto molto bene nel triathlon e io faccio questa gara soprattutto per il triathlon, anche oggi. Diciamo, oggi ho fatto allenamento sul passo che vorrei tenere la maratona domenica prossima a Pisa e gareggerò tutto questo inverno in gare podistiche, così proprio per finalizzare la mia preparazione a piedi in vista del prossimo anno, e spero di essere anche il prossimo anno il plurivincitore in Italia nel triathlon. Vicine anche le prime due donne della 16 km. Le prime due nella 16. Che percorso è stato? Bellissimo. Bello, più bello anche del solito, no? Sì, Eva? Sì, cambiato. Sì, il fatto che abbiamo fatto meno asfalto è stato più bello con i pezzi nuovi della Greenway. Cosa vi aspettate dal 2016? Sportivamente. Di non farmi male. Sì, sì. Di non farmi male. Dai, di correre sempre in compagnia, in salute. Esatto. Arriva anche Sabrina Bison. Ha ripreso a correre da qualche mese, ma per lei è un continuo crescendo. Un periodo bellissimo, fantastico, coronato con la Venice Marathon, un buonissimo risultato, qui terza va benissimo, bellissimo, ecco, sono molto contenta. Com'è correre vestiti da Babbo Natale? È molto emozionante, anche molto fresco visto le temperature di oggi, una bella sensazione proprio. Ciao a tutti amici runners, benvenuti qui a Quarto d'Altino. Alla corsa dei Babbo Natale, avete visto, siamo tutti vestiti nello stesso modo, non potete non riconoscerci. Io sono appena arrivata, ho un po' il fiatone, è stata una bella corsa, avevamo freddo all'inizio ma poi ci siamo scaldati. Adesso andiamo a berci un bel tè caldo e vediamo che cosa propone il ristoro. E mentre proseguono gli arrivi, nella zona ristoro ci si scalda con tè, cioccolata calda, panini col pastin e panettone. E naturalmente si commenta la bella giornata. Bene, stanno arrivando la spicciolata. Tu hai vinto? Sì, sì, di loro. Li ho stracciati, 5 minuti gli ho dato. Dei professionisti anche, contro un dilettante. È un bel momento da ricordare. Eh sì, è stato molto bello. È stata bravissima. Ci ho messo del mio meglio. Com'è andata? Che siamo troppo vecchi ormai. C'è andare col Nordic Walking. No, scherzo, dai. Bella, bella tutta. Bella. Freddo, ma bene, dai. Bellissima, troppo caldo però con il vestito di Babbo Natale, comunque tutto bene, bellissima corsa. Bene bene, 10 km fatti bene, mancava il sacco dei regali ma il prossimo anno ci attrezziamo. Mi sento di fare gli auguri a mio figlio che ha corso la 6 km con tutto vestito da Babbo Natale, è stato bravissimo. E te com'è andata? Sono tanto stanco. E il freddo? Ma nel ristoro ho bevuto il tè caldo e mi sono scaldata. Bellissimo, bel percorso, bella mattinata come sempre. Freddo? Freddo non l'abbiamo neanche sentito. La mattinata volge al termine, il sole comincia a farsi un po' più caldo e Quarto d'Altino continua a vivere il suo Natale con le speranze e i sogni della sua sindaca. Che regalo dovrebbe portare Babbo Natale a Quarto d'Altino? Una bella domanda, è una bellissima domanda. A me piacerebbe che portasse una comunità ancora più unita e che si sente davvero una grande famiglia, perché così poi da questo deriva tutto il resto, anche la capacità di inventarsi un modo nuovo per trovare risorse, per dare risposta ai problemi della nostra comunità, far ripartire il lavoro, far ripartire l'occupazione e dare risposte davvero anche alle persone più fragili e più bisognose. Però tutto deve partire dal riscoprirsi come comunità in cui ognuno è chiamato a fare la sua parte per gli altri. Se ognuno di noi fa quel qualcosa in più, il regalo è per tutti.
Ed ora dai bei vestiti di Babbo Natale invece passiamo ad una manifestazione internazionale. In Francia si sono tenuti i campionati di cross, e ottime le prestazioni dei nostri atleti. Abbiamo una medaglia d'oro per Crippa e una medaglia di bronzo invece alla squadra di cross femminile. E allora sentiamo insieme l'intervista a Federica Del Buono, una grande atleta che si cimenta nella corsa, nella maratona, nel podismo in generale, e che si allena anche appunto facendo le lunghe distanze, le brevi distanze e anche il cross per potenziare i suoi muscoli. Vediamo che cosa ci ha raccontato. Federica Del Buono, torre nazionale, settimo posto agli europei di cross nella gara Under 23, soddisfatta? Sono contentissima perché, come ho detto ieri, il mio obiettivo era arrivare alla linea del traguardo e pensare ho dato il massimo, non potevo far di meglio. Io comunque vengo da una stagione di stop e le atlete che oggi, con cui oggi ho gareggiato, hanno fatto una grandissima stagione, quindi sono contenta comunque di essere riuscita a non star troppo lontana, insomma, da queste grandi atlete perché hanno fatto dei grandi risultati quest'anno. Federica, il bronzo a squadre. Veramente non me l'aspettavo, sono contentissima. Tutte quante abbiamo dato il meglio ed è arrivato questo bronzo europeo, quindi veramente voglio fare i complimenti a tutte quante per aver lottato fino all'arrivo. E dalla Francia invece ritorniamo qui a casa, da noi, nella piccola ma carina Cazzago di Pianiga, dove il negozio sportivo Un Sesto H ha organizzato una maratona, una 24 ore di corsa sul tapis roulant, sul tappeto. Tanti partecipanti tra Cazzago di Pianiga e Ponte San Nicolò in provincia di Padova, più di 700 coloro che si sono cimentati appunto sul nastro rotante dei tapis roulant. Andiamo a vedere quanti chilometri hanno percorso appunto questi maratoneti. Il mondo runner si stringe intorno alla solidarietà. Ennesima riprova a Ponte San Nicolò e a Cazzago, le sedi del negozio Un Sesto H, dove si è svolta una staffetta solidale, la 24 ore sul tapis roulant. A Ponte San Nicolò sono stati oltre 500 i partecipanti, con più di 2.500 euro raccolti a favore della Onlus Team for Children, l'associazione che dà sostegno alla clinica di oncoematologia pediatrica di Padova. Come documentato da queste foto, tra i partecipanti Mauro Bergamasco, Rossano Galtarossa, il sindaco Enrico Riununcini e tutta la sua giunta, la squadra campione femminile della Valsugana Rugby. Le nostre immagini invece sono state girate nel negozio di Cazzago, dove si sono raccolti fondi a favore dell'associazione Oltre il Muro. Beh, credo che lo sport e la solidarietà siano un connubio spettacolare, una cosa che spesso capita qui in Riviera del Brenta, che lo sport si unisce alla solidarietà. È bello vedere come le 24 ore dopo 5 anni ci sia ancora così tanta gente che viene a farlo, e quest'anno speriamo anche di aiutare. Come sapete, il tornado qui ha colpito sia parecchi esercizi commerciali che famiglie, e speriamo insieme, tutti insieme, di aiutare la popolazione che è stata un po' abbandonata dalle istituzioni. Qui a seguire gli atleti e ad assisterli sono due dei tre soci, Luca e Alberto. È un'iniziativa che siamo orgogliosi di portare avanti. Stiamo arrivando alla fine, si è arrivato proprio mezz'ora finale. Quest'anno edizione particolarissima, abbiamo un nostro caro amico che sta facendo 24 ore di seguito sul tapis roulant e sta riuscendo alla grande, anche meglio di chi ha fatto mezz'ora solo in alcuni casi. Stiamo raccogliendo fondi, stiamo insieme, è tutto positivo. Viene fatta qui e viene fatta anche a Ponte San Nicolò, nell'altra vostra sede. Viene fatta qui, viene fatta anche a Ponte San Nicolò. A Ponte San Nicolò un esercito di tapeti, abbiamo altri canali di beneficenza anche per quella manifestazione, e va in contemporanea. È molto bello che due realtà in due posti diversi facciano la stessa cosa. A Cazzago sono stati circa 250 gli atleti che si sono alternati nelle 24 ore, contenti e felici per il contributo dato alla solidarietà. Correre sul tapis roulant a questa manifestazione è sempre bellissimo perché c'è un gran via vai di gente a tutte le ore, e è bello sapere che siamo tutti insieme a fare qualcosa per rendere un po' più speciale questo Natale. E siamo sempre un bel gruppo, c'è sempre un sacco di casino, la noia non si sente, benissimo così. Due ore sul tappeto, esperienza della quinta volta, quinto anno. Una bella esperienza e complimenti al negozio Sesto H e l'associazione Oltre il Muro,
che ogni anno organizzano questa 24 ore su Tapiro Lane. Abbiamo appena assistito al cambio di testimone. Perfetto, un momento perfetto, direi. Bello correre per solidarietà. Ma certamente, questo è d'altro. Stefano Bevilacqua, e allora come va? Tutto bene. Da ieri che sono qua, sono andato a casa la sera, alla festa Pettinelli, stamattina alle 7 ancora qua. Per solidarietà si fa questo e altro. Grande l'impresa di Mario Marietto Piazzo, che ha corso consecutivamente per 24 ore sul tapis roulant con una pendenza del 5% e correndo complessivamente 161,42 km. Alla fine di questo sforzo un premio speciale per lui, l'abbraccio dei suoi figli. Allora Mario, 24 ore in tapis roulant, raccontiamo questa avventura. Questa avventura bellissima, grazie allo staff che mi ha dato questa possibilità e anche il sostegno di tutti quelli che hanno corso la staffetta, anche durante la notte, che è stato di grande aiuto. È stata una prova per contribuire a questa buona causa, è stato un successo, molta gente. Lo stimolo più grande è quello di essere consapevoli di fare qualcosa di utile per gli altri. Più di 160 chilometri. 161,42, sì. Non sono tantissimi chilometri, però insomma va bene così, insomma. Non si poteva fare di più almeno. Hai avuto qualche momento di crisi? No. Qualche ripensamento magari? No, ripensamenti mai. Ho avuto un po' di sonno tra le 4 e le 6, ma è normale, in quell'orario lì arriva il colpo di sonno, poi quando arriva la luce del giorno passa tutto e via. E alla fine una bella foto per tutti i presenti, a ricordo di un momento importante di amicizia e solidarietà. Ma facciamo un piccolo passo indietro e non dimentichiamo che qualche settimana fa si è tenuta la Prosecco Run a Vidor. Buona la partecipazione, quasi 2000 o anche più di 2000 partecipanti, divisi tra i più esperti, tra camminatori e ragazzi, che si sono cimentati in questa bella passeggiata all'aria aperta, a sfondo enogastronomico in un certo senso. E allora andiamo a vedere e diamo la giusta attenzione alla Prosecco Run. Circa 2000 tra runner e camminatori partecipanti alla sesta Prosecco Run, la maratonina internazionale che ha portato i partecipanti dentro 17 cantine del Prosecco Superiore di OCG. Più di 1150 i partecipanti alla 21,097 km FIDA, 732 quelli della non competitiva 10 km e più di 90 i ragazzi della gara staffetta per le scuole medie ed elementari del territorio. Al maschile partono subito forte i kenioti Sugut e Kisorio, che arrivano quasi appagliati, ma con Sugut che vince d'un soffio. Terzo, come l'anno scorso, Rudy Magagnoli, staccato di 38 secondi. Bella gara inizia al 10° chilometro, dove c'è quel tratto di 100 metri in ripidissima salita, poi entri dentro la cantina con le scale a chiocciola, bellissimo. Poi le altre cantine, mi ricordo quella del 14°, molto bella perché passi proprio sotto la cantina, al buio, ed esci c'è subito il ristoro. Poi comunque è tutta su e giù, quindi bella, veramente bella. Io poi che abito in pianura, questi percorsi qui non li trovo neanche se mi sposto di 30 km. Appena mi hanno intervistato dopo l'arrivo ho detto a tutti quelli che stavano guardando la gara fuori dal percorso, ho detto fatela quest'anno perché vi divertirete tanto. Al femminile parte a razzo la keniota Fahit Kimutai, ma al 4° chilometro viene superata da Teresa Montrone e Giovanna Ricotta, che restano assieme fino al 18° chilometro. Da lì l'allungo della Montrone, che chiude in 1:20:48. A 33 secondi la padovana Giovanna Ricotta. Terza a 2:16 la Kimutai. Molto impegnativa perché c'erano parecchie salite, era abbastanza collinare. In altro c'era anche pezzi di sterrato, però mi sono divertita, mi è piaciuto. È bello allenarsi in gara, correre. In questo periodo si fanno tanti chilometri, quindi è bello farli
in gara, divertendosi con tanta gente che corre, è bello. Carino anche entrare nelle cantine e vedere, sentire l'odore del prosecco mentre si corre, è particolare come odore, però è caratteristica, è una gara caratteristica, ecco, quindi è bello farlo. Rosa, ti lasciamo, ci vediamo. Tra l'altro non avevo mai visitato le cantine, quindi ho approfittato anche per vederle. Alla fine, terzo tempo, con il prosecco superiore di OCG e grande soddisfazione del presidente Silca Ultralight, Aldo Zanetti. Viva la Prosecco Rap! E in tema di goliardia e di divertimento nel campo e appunto nel settore della corsa, chi potevamo intervistare e conoscere meglio se non il gruppo sportivo della Butto in Vacca, i nostri amici coloratissimi con le loro magliette bianco e nere, con il maculato tipico delle mucche, che a ogni gara sono presenti, sempre divertenti e sempre simpatici. Andiamo a conoscerli meglio e vediamo che cosa hanno combinato. Allora, parliamo di La Butto in Vacca. Come è nata l'idea di questo nome e di questo gruppo? Allora, il nome e il gruppo risale più o meno 3 anni fa. Io con Enrico e Daniele siamo 3 amici. Insomma, abbiamo deciso di partecipare alla Strongman Run a Rovereto e quindi a nome della Butto in Vacca, nel senso senza avere pretese di tempi. E abbiamo cominciato noi 3, poi alcuni amici ci sono venuti dietro e si è creato questo movimento, che è un movimento che vuole diciamo così, avvicinare le persone alla corsa, che è uno sport sano, e soprattutto avvicinare le persone che mai avrebbero pensato anche di approcciarlo, perché magari si vede la corsa come qualcosa di competitivo. Noi diciamo che tutti possono fare qualcosa a livello sportivo, soprattutto correre, insomma, e quindi questo è il motivo principale. Per dare poi un po' di colore al tutto, abbiamo deciso di fare questa cosa simpatica, appunto, di avere questa maglia che ci contraddistingue, che ha la pezzatura da mucca, e poi un'altra cosa che abbiamo ritenuto molto importante è cercare di lavorare anche sul sociale, quindi organizzare delle corse con lo scopo di devolvere i fondi a soprattutto due enti che abbiamo individuati, che è l'ONLUS Un Cuore per Tutti e poi l'altra è l'ADVAR di Treviso. Quando ci siete voi portate allegria. Sì, infatti questa è una cosa che abbiamo riscontrato e che ci fa enorme piacere e che ci dà il carburante poi di fatto per continuare a organizzare delle altre corse. Dobbiamo dare un grandissimo grazie, insomma, alla Treviso Marathon, che è grazie a loro che siamo un pochino nati con la prima Murran l'anno scorso, il primo di marzo, in cui siamo arrivati nella prima gara che organizzavamo, primo evento che organizzavamo, a fare 1800 persone. Adesso quest'anno, il 6 di marzo, proviamo a replicare a San Vendemiano e speriamo che ci siano tantissime persone con la voglia di divertirsi e di fare del bene. Se qualcuno vuole sapere di più delle vostre attività? Allora, noi abbiamo un sito che si chiama www.labuttoinvacca.it, ma noi siamo soprattutto su Facebook, quindi noi abbiamo una pagina Facebook nella quale inseriamo tutti i nostri eventi e tutto quello che faremo. Adesso appunto a marzo dell'anno prossimo ci sarà questa corsa e poi ci sarà una sorpresa non qui vicino, ma intorno a giugno, luglio, una cosa molto simpatica e particolare anche per l'anno prossimo. Secondo me a noi poi diverte fare delle cose un po' particolari, oltre a fare delle corse come quelle che normalmente ci sono la domenica, abbiamo deciso anche di fare altre due corse. Una è la Murran Elvis Edition, è stata una corsa organizzata a cui hanno partecipato circa 1000 persone che dovevano abbigliarsi da Elvis o comunque anni 60, e poi un'altra è stata la Murran Rainbow Edition e l'abbiamo fatta all'interno dell'Home Festival quest'anno. Tutte e due delle corse che hanno avuto un discreto successo, diciamo. Come sempre, la panoramica delle notizie in breve per sapere che cosa è successo, dove e che cosa fare. Il campione europeo under 23 dei 100 metri Giovanni Galbieri è l'atleta veneto dell'anno. Come detto precedentemente, Yeman Crippa è il campione europeo juniores di corsa campestre. Il 19enne delle Fiamme Oro Padova ha dominato i 6 km della prova continentale con un allungo a 3/4 di gara che ha fatto il vuoto. Tempo finale per lui 17 primi e 45 secondi. Undicesima Santa Claus Half Marathon di Belluno con oltre 2100 Babbi Natale al via. Uno spettacolo di colore e allegria.
vittoria al maschile di Said Boudalia della Biotecna Marcon in 1:12:44 davanti a Gabriele De Narde e Luca Cagnati. Per le donne, dominio di Paola Dalmasse in 1:25:58, seconda Federica Schievenin e terza Silvia Serafini. Il 22esimo Memorial Grotto, ultimo cross trevigiano del 2015, ha visto la vittoria in campo maschile di Simone Gobbo e in campo femminile di Michela Zanatta. E per tutti coloro che nonostante il freddo vogliono indossare le proprie scarpe da corsa, andiamo a vedere il panorama sugli appuntamenti a venire. Ecco alcuni dei prossimi appuntamenti. Partiamo da sabato 26 dicembre. A Canove di Legnago, Verona, troviamoci in amicizia, chilometri 6, 11 e 20. A Casal Serugo, Padova, Marcia de Abrosema, chilometri 5, 10 e 16. Passiamo in località Nevegal Belluno, Neve Gallica, Ciasparaning, con o senza neve. E a Tiene, Vicenza, Stragiassa Rais, chilometri 10. Domenica 27 dicembre 2015 invece a Cison di Valmarino, Treviso, Trail del Ricordo. A Cittadella, Padova, Maratonina della Città Murata. A Cusignana, Treviso, Maratonina di San Silvestro, chilometri 6, 12, 21 e 30. A Lazzise, Verona, Marcia tra le mura di Lazzise, chilometri 7 e 14. Si corre anche l'ultimo dell'anno, giovedì 31 dicembre 2015 a Cugnan Belluno, l'ultimo dell'anno, corri a Cugnan. Chilometri 7. Siamo giunti anche per oggi alla conclusione della nostra puntata. Spero vivamente che i nostri servizi vi siano piaciuti e che vi siate rivisti come sempre in qualche gara. Io vi saluto qui, vi ricordo sempre il nostro indirizzo in sovrimpressione per le vostre notizie, le vostre curiosità o le vostre segnalazioni. E appunto, visto che siamo vicini al Natale, non chiudete subito e guardatevi questa copertina finale dove ci sono gli auguri dei nostri runners ai loro amici o ai loro familiari. Sentiamo gli auguri e noi ci rivediamo alla prossima puntata. No more champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. Facciamo gli auguri di buon Natale e fine anno a Luca, il mio compagno di corsa, no dai, a tutti quanti, veramente, che sia un felice Natale per tutti e auguro il bene a tutti. Io ringrazio tutti, soprattutto la squadra Venice Marathon, che siamo sempre presenti, ci divertiamo, vediamo sempre di essere più numerosi. Grazie e buon Natale a tutti. Un po' a tutta la gente che corre, perché siamo in tantissimi, sia forti che meno forti, a tutto il mondo runner, perché è un bel mondo, insomma. Buon Natale a tutti i corridori, a tutta la famiglia, agli amici. All'Italia, ma l'Italia dei piccoli, però non da quelli grandi. Un augurio alla Regione Veneto, che la rappresento, ed anche un incentivo perché corrono anche gli invalidi. Salve, ciao a tutti. Noi facciamo gli auguri a tutti, invitiamo tutti alle nostre corse e buone feste a tutti. Beh, sicuramente alla mamma, che è sempre la mamma ovviamente, a tutti i miei nipotini, alla mia ragazza Alessia Danieli, che oggi non c'è perché purtroppo lavorava, e a tutte le persone che un po' conosco, quelli del lavoro, a quelli che comunque ci si vuole bene, tutti gli amici ovviamente, e a tutti quanti, chissà che passano tutti quanti un buon Natale. E soprattutto alla mia famiglia, e al mio compagno, ai miei amici e ai miei nipoti. Il mondo runner? A tutto il mondo. Ma a tutti in generale, gli sportivi, ma a tutti quelli, tutti quanti, insomma, auguro un felice Natale. Ma guarda, anche alle prime che sono arrivate oggi, a tutte quelle che non ci sono perché magari hanno degli altri appuntamenti importanti, a Cigana che l'ho visto oggi, cioè a tutti, guarda, dal primo all'ultimo, un buon anno a tutti, ecco.